contini due. Pensate di Johnson all'angolo. Un bulldog su Nicholson. Oddio, piazza Nicholson, non è una buona idea. Secondo me non è stata una buona idea. Vediamo se i due collaborano. European uppercut. Attenzione su Nelson, niente a fare. Il match potrebbe finire al momento all'altro, lo sappiamo. Oddi qua, attenzione, oddi Nicholson, niente a fare. Oddi qua, crucifix, schieramento. Uno, due, anche stavolta due e mezzo, ma veramente di poco qui. Ci è mancato molto poco. Allora, belli di belli. Danni di Oddi che sta subendo molto adesso, attenzione. Provera di Oddi, bravo su Nicholson. Uno, due, ancora due, ragazzi. Sarà il nono contro di due. Oddi però qua, attenzione che si inventa Oddi, che si inventa Oddi. Attenzione, Stem Roller su David Johnson. Eh sì, ma dovrebbe chiudere il match. Level lock su David Johnson, ma che sta per cedere? Nicholson deve intervenire. Nicholson finisce Oddi, passa il turno. Incredibile. Il presidente compie una magia straordinaria e passa il turno. È una grandissima vittoria, ma David Johnson qui ha ceduto con troppa facilità. Nicholson un intervenuto pensando che ce la facesse in attraverso le corde a liberarsi. Insomma, la Label Lock è un'arma letale e Lori Oddi lo ha dimostrato anche oggi. Lori Oddi andrà contro o Stephen o Fili, lo sappiamo tra pochissimo. Slacken! Slacken, last week you appoint yourself as number one contender to the WWF title retained by Paul Angel. A final destination you two will have to face off in your great chance to prove to deserve a title match against Manchu. But tonight, you and your enemy, the WWF Paul Angel, will team up against Thor, the winner of the Royal Rumble, and his brother, Death. Both ready to win a main event once again, back times ago. Sincerely, I don't think the Mancho cares something about this match. He's not the wrong, I see. But tonight, I prove him that I can beat every wrestler in his company, just like him. That's why I respect Mancho, but I don't share his thought. Because I found this nation, there's gonna be a new WWF champion. And my name will be impressed on that belt. Thank you, Slack. Good luck for your match. Uno dei due campioni di coppia unificati, l'altro è quello lì, è Franco Palmieri. E oggi Stipendio se la vedrà con Filin. Franco Palmieri non il lottatore di questo Mega Dream Tournament, secondo me l'avrebbe meritato un posto in questo torneo. Eh già. Leggenda, lo show, Sean Fili è pronto a dare grande spettacolo in questo match, dove secondo me lo vede molto protagonista contro un'altra futura leggenda, Stephanie. Grande match. Partire, conosceremo tra poco quindi il nome di chi affronterà Oddi la prossima settimana, per poi passare in una delle due semifinali di Final Destination. Io vedrei bene un Fili contro Oddi per la prossima settimana, sarei molto felice, ma anche Stephen, insomma,
non sarebbe male uno stipendio così aggressivo contro un Oddi che ha bisogno di confrontarsi con grandissimi atleti. E per oggi si è confrontato contro Gary Johnson, che era imbattuto nei match singoli e rimane imbattuto nei match singoli, e anche contro Nicholson, insomma, in grande condizione lo ha dimostrato. Ma probabilmente Johnson e Nicholson coloro che hanno fatto di più alla fine sono stati un po' gabbati dalla fatica. Nicholson anche era molto affaticato alla fine del match, quando Oddi ha eseguito il bel lock su Gary Johnson. Attenzione Franco Palmieri, ma Carlo non l'ha visto. Attenzione, questo è un assist proprio a Stevenge. Un assist veramente a Stevenge questo, eh. Eh sì, che però Stevenge non mi sembra poi così convinto, non so, forse... ricordiamo che se Stevenge non dovesse vincere questo match andrebbe a WrestleMania soltanto perché forse è titolo di coppia, non per altro, eh. Già, quindi andrò a vedere se qui Backbreaker modificato da parte di Sean Finley, una mossa che segue Victor Orton. Sean Finley d'altronde è una leggenda e quindi da tale ha preso moltissimo durante i suoi scontri contro gente come Finley, Oddi, scusate, come Oddi, Stevenge, Victor Orton e gente così, Gianfranco, Bernie. Ha lottato contro i tutti, ha scritto la storia della WWF contro Edward, soprattutto in passato, ma ora diciamo che un Edward che potrebbe anche farsi vedere questa sera, che Edward non è passato nel Man of the Dream Tournament. Sarebbe più dire. Attenzione, Chindock, dopo questo sniper da parte di Stevenge, ma Fili non è uno che si fa gabbare così facilmente. Sapendo che si mette un rush and sweep, bella manovra, ma con Franco Palmieri lì è tutto troppo facile. Ancora salta l'arbitro, lo vede, non ha visto, c'era Stevenge davanti, insomma è la seconda volta, dai, Sean Finley qua non può andare avanti così, l'arbitro deve intervenire. Ovviamente Stevenge infatti ha tutte le carte adesso per poter passare il turno. Backbreaker, e penso che sia venita qua. Sean Finley ci mette il cuore. Attenzione. E qua attenzione qua. Questo off Nelson suplex. Attenzione Stevenge che si è inventato questo bulldog con l'aiuto delle corde. Questa è una manovra peraltro molto femminile, ma Stevenge insomma lui utilizza manovre su manovre, sempre nuove manovre. Un lottatore straordinario secondo me Stevenge, che però ha bisogno di tornare da solo, anche non solo con Franco Palmieri, ai vertici. Joe Breaker e attenzione, forse è arrivato il momento per chiudere per Stevenge. Penso proprio di sì, forse la Twist of Fate, ma Finley è molto bravo qui, stepper e poi force drop. Beh, sono due leggende. Sean Finley ovviamente ha scritto più storia rispetto a Stevenge, che l'ha scritta magari in campi meno importanti, come quello hardcore. Però Sean Finley insomma ha scritto la storia sul wrestling mondiale. Cross line va a vuoto, Stevenge alla meglio, ma Finley fa valere la sua tecnica. Infatti che si mette qui, Cobra Glaccio, rush and sweep, poi mamma mia che manovra. Attenzione, Sean Finley ora è un buon momento, di clip, un chop block dritta alle gambe, mamma mia, bella manovra. Bellissima manovra questa, ragazzi. E poi che si mette con qui Stevenge, Randy Bulldog, tutte a casa, è finito il match, Twist of Fate, no, niente a fare. Sean Finley lo prende, Dark Toad, Face Crusher, da parte di Finley, della Sexy Boy, ma poi attenzione a Franco Palmieri che è lì e distrae Sean Finley. E infatti qua arriva il Twist of Fate, com'era la previsione, Twist of Fate.
sì, tutte case. Andiamo con la canale del destroyer, niente a fare. Shopee è molto bravo, attenzione a Shopee che può cacciarti una grip per cospista nulla. O anche un Switch Music, attenzione. Ti va dare il match, Franco distrae Fili. Fili non si deve distrarre, si deve far valere la sua maggiore esperienza. Se vendono l'angolo, entra a fare la parte, Fili però qui è distratto, buono rush in, il dash elbow in corsa. Ma non va buono, forse no, niente a fare, niente a fare, attenzione Shopee qua, Switch Music, da nulla, no Franco, schermo, e Shopee lo sta aspettando al barco, che si metta qui Shopee, e no, niente a fare, Stevendru, ora è lui che lo aspetta al barco, lo manda all'angolo, che si metta qui Stevendru, forse la mossa dell'anno, no, spende troppo tempo. Elbow smash, bel match, Franco Slime, mamma mia, è finita, Shopee che si inventa adesso, oh mio Dio, il money drop, incredibile, ha dato dei soldi, è tutto pronto, attenzione Franco Almeria lì, attenzione, il money elbow drop, e siamo a dito di coda qua veramente. Può chiudere il match, reverse DDT, è finita Sean, schienalo, ma perché non lo schiena? No, perché c'è Franco Palmieri là, Stevendru ne approfitta, uno slam, una schiacciata, e poi questo armbar, Franco Palmieri, no, che bastardata di Franco Palmieri. Sono figli qua, attenzione figli, se salta i fan sono tutti dalla parte sua, ma insomma questo non basta ad evitare la running float over DDT, tutti a casa, sì. Sono figli ancora, c'è un match bellissimo ragazzi, un solo schienamento, niente a fare, attenzione da qui Stevendru, lascia il sweep, che si inventa Stevendru, mentre Franco Palmieri è stato addirittura allontanato, sì, perché l'ha visto una volta, non voleva dare la squalifica all'arbitro, l'ha visto, l'ha allontanato, attenzione, Shopee alle spalle, che si mette, niente a fare, forse un altro Cobra Clutch, lascia nel sweep, a vuoto, un match molto veloce, molto veramente interessante della tua dedica, non sono, diciamo, al meglio della forma, però stanno dando in vita un bellissimo spettacolo, attenzione, stiamo andando a vuoto, e non a vuoto qui, straordinario qui, Shopee, attenzione Jawbreaker, la sto dito, forse è pronto per chiudere il confronto, Stevendru, lo mette lì, la Shopee qua si è rotto, forse entra a fare, dietro gli occhi, Twist of Fate, non ci credo, fa vuoto Twist of Fate, incredibile, ancora ci prova, e stavolta non va a vuoto, no. Stavolta Fili viene devastato dal Twist of Fate, trova una scorciatoia incredibile. Che match ragazzi, pazzesco, attenzione, Canal Destroyer fuori dal ring, devastante questa manovra. Veramente devastante questa manovra da parte di Stevendru, Fili si rialza a fatica, a 5 rientra sul ring. Insomma, siamo lì per chiudere il match. Shopee, attenzione, Shopee! Double Twist Lumex! Con schieramento 1! 2! Soltanto contro i due! Shopee è stanchissimo, non riesce con queste prese. Deve chiudere il match con la Switch Music se vuole vincere il match. Altrimenti, veramente non ci sarà più nulla da fare. Stevendru, infatti qua vado a chiudere. Che si metta! Lumex in arrivo! A face crusher! E siamo dietro di gola, veramente. Una nuova mossa. Stevendru va a chiudere, 1, 2 e 3, bel match, Shopee già provato, ma insomma alla fine forse la Canal Destroyer ha venuto fuori dal ring, ha fatto il resto, e poi è passato un suplex verticale in avanti, scusate, a dare la vittoria a Stevendru, che quindi passa il turno e la prossima settimana Stevendru affronterà un Oddi in grandissima condizione e sarà un grandissimo match. Con questo è tutto, anzi con questo è tutto per questo match, andiamo un attimo nel rispettatoio perché ci sarà un segmento con SL e Cele.